forte, che dove tutto è cresciuto il tessuto della Treviglio. Questo nucleo centrale era rimasto fermo ancora su posizioni dal 1895 e ha cominciato ad avere delle evoluzioni, qualcuno chiama evoluzione, qualcuno chiama involuzione, le considerazioni che il circo attraverso i suoi tecnici ha voluto fare. Ma abbiamo cercato, pensato, di poter dare un ulteriore contributo anche con momenti fotografici per fare comparazioni fra la una discreta vivibilità che Treviglio tuttora ha. Abbiamo localizzato il nostro intervento sulle fosse, e sappiamo che Treviglio è nata dal nucleo storico e si è sviluppata attraverso le fosse. Le fosse hanno avuto degli interventi significativi che in alcune occasioni preoccupazione se tutto il tessuto storico venisse stravolto da un'edilizia, da una urbanizzazione disorganica. Queste sono alcune considerazioni che io ho voluto fare per introdurre questa iniziativa che il Circo di Treviglio ha voluto fare. Sono i tecnici che faranno delle comunicazioni, delle relazioni relative a una serie che si sofferma sul ruolo, delle funzioni, delle vecchie cascine in Treviglio nel tessuto urbano. Io vi ringrazio ancora per la vostra sensibilità alla partecipazione, do la parola a Enzo Botticelli. La relazione che terrò è una piccolissima sintesi del paesaggio agrario nella Gera d'Alta e delle trasformazioni che nei tre secoli, dal 700 ad oggi, sono intervenute a livello territoriale, sia a livello territoriale che a livello edilizio rurale. Nel caso specifico poi ci siamo interessati, abbiamo estrapolato una parte che riguarda sostanzialmente come le cascine abbiano influito notevolmente nello sviluppo urbano della nostra città. Per cui è un contributo esclusivamente storico che ripercorrerà sostanzialmente le tappe dal 700 ai nostri giorni. Diciamo subito che già con la fine del 12 sui caratteri anche fisici del paesaggio, sia rurale che urbano, anche della nostra città. Negli ultimi decenni del 1700 questa trasformazione, sono dovute sostanzialmente alla categoria nell'ambito dell'agricoltura che è la piccola borghesia. Questa piccola borghesia, facendo leva sulla nuova struttura, una possibile nuova struttura familiare che dalla patriarcale struttura che noi conosciamo anche da esempi tipo l'albero degli zoccoli eccetera, tentava sostanzialmente di modificarsi in piccoli nuclei. La borghesia, facendo anche presa su questo tipo di nuova volontà di staccarsi da questa impresa familiare, aiutata da una modificazione